Una cosa di mamma, sento che nell'acqua, che ha freddo, che lo voglio con me. Senta, cosa le mancherà di più? Tutto. Tutto, perché tutto. Non c'è niente da dire, tutto. Già siamo, la casa è vuota, va, diciamo. Cioè, non sopporto l'idea che non lo vedo più, non ci credo, non riesco a crederci, ecco, questo non... chiedo appunto aiuto alle istituzioni, aiutatemi a cercare mio figlio, a riportarlo a casa. Però lo vorrei con me, lo vorrei al sicuro, lo vorrei che lo trovassero. Vi prego, aiutatemi. Appena fa chiaro vengo di corsa qua, perché non riesco a stare lontano. Io mi sento più vicino, più vicino a mio figlio, mi sento qua più vicino a lui. Penso sempre cosa devo cucinare a Enrico, non lo so, mi viene sempre questa frase in testa, perché lui aveva... Cioè aveva i suoi gusti, dovevo cucinare apposta per lui. Piaceva tanto, sì, sempre la pasta. Infatti bisticciavamo, ma ti posso fare sempre la pasta alla carbonara? Non è possibile. Mamma, fammi le patatine, e sempre le patatine. E non è vero, non me le fai mai. Ogni giorno gli facevo sempre le patatine. Cosa le mancherà di più? Tutto. Tutto, perché tutto. Non c'è niente da dire, tutto. Già siamo, la casa è vuota. Non sopporto l'idea che non lo vedo più, non ci credo, non riesco a crederci, ecco, questo. Era un ragazzo molto allegro, molto, molto. Piaceva, è vero, piaceva suonare molto la chitarra. Infatti nei momenti che lui, diciamo, in bottega c'era un po' di tranquillità, prendeva la chitarra e suonava, sì, si metteva. Infatti ormai i clienti lo conoscevano anche per questo. Gli chiedo aiuto al presidente Salvini, la prego, mi aiuti lei. A riattivare tutte le forze dell'ordine affinché mi aiutino a trovare mio figlio.